Allora riprendiamo la linea qui dai microfoni di Radio Rete Edicole per questa giornata di programmazione eccezionale. Oggi ben due podcast da due ore, sicuramente il primo, due ore e mezza, e vedremo adesso quanto riusciremo a produrre in questo secondo podcast per l'intervento che stiamo facendo insieme all'associazione Conosciamo Roma nell'Istituto Superiore Eureka di Roma. Abbiamo sentito alcuni poeti, Antonelle e Fiorito, e anche alcuni ragazzi, quindi abbiamo scoperto due giovani poeti in questo istituto, e così ci è piaciuto offrirveli alla vostra attenzione. Torneremo a parlare naturalmente con loro, vediamo un po' di approfondire questo tema. Per il momento siamo con Emiliano Scorzoni dell'associazione Conosciamo Roma, anzi poeta aggregato dell'associazione. In realtà l'associazione ha tante attività, fa appunto, organizza diverse visite guidate a Roma, sempre però mettendo insieme conoscenza di questa bellissima città, ma anche arte, musica e poesia, appunto. Allora, Emiliano, tu sei uscito da poco con una raccolta di poesia, Scrivo, quindi vivo. Il titolo è interessantissimo, devo dire, ed è anche una bella lezione per i ragazzi. Si può vivere, anzi, si deve vivere attraverso la poesia, perché mette in primo piano, come dicevamo poco fa leggendo un bel articolo di Franco Loi sull'inserto culturale del Sole 24 Ore, articolo che risale al 2015, mette in primo piano il nostro essere, a volte senza mediazioni o a volte con quella capacità di comunicazione che colpisce tante altre persone. Ecco, che ruolo può rivestire oggi la poesia nella comunicazione moderna in cui, come dicevamo prima, con i ragazzi siamo sommersi o di parole di plastica o di faccine già preconfezionate? Sì, grazie Fabio per lo spazio. E partendo proprio dal titolo del mio libro, che è il titolo del blog, Scrivo quindi vivo, è proprio un inno alla vita, significa provo a dare valore alla poesia, valore salvifico per accedere a un io interiore che magari è sempre nascosto proprio dalla modernità del periodo in cui viviamo. La poesia ricopre questo ruolo, dovrebbe ricoprire questo ruolo di tirare fuori sentimenti, di tirare fuori sensazioni e di trasferirle alle altre persone. La poesia è valida quando altre persone la recepiscono per quello che è, oppure per qualche significato diverso. Il lavoro del poeta è un lavoro di un artigiano, di un piccolo artigiano, di un falegname, che cerca di rendere magari quello che prova, il sentimento, e renderlo in parole, cesellandole, magari limandole, facendo un lavoro proprio di essenzialità nel testo. E mi collego un attimo al discorso di Renato Fiorito prima, che diceva che la poesia deve essere studiata e deve essere fatta da chi la costruisce in un certo modo, avendo studiato in un certo modo. E sono d'accordo, perché comunque è importante l'uso delle parole, è importante la conoscenza delle parole, è importante la conoscenza di certi concetti poetici. Voglio aggiungere comunque che la poesia è anche spontaneità. La poesia arriva di getto, ci possiamo lavorare sopra, però a volte la poesia nasce così, come nasce in un secondo, in 10 secondi, che ti viene, la scrivi e vive così, in quella maniera. Si può fare esercizio poi di rilettura, di farla decantare, di farla aspettare magari qualche giorno e poi rileggerla e poi riscriverla. Per me è questo, per me è questa la poesia. Allora, poi leggeremo alcuni versi, anzi li leggerà direttamente l'autore Emiliano Scorzoni da questa raccolta Scrivo, quindi vivo. Io però prima volevo approfondire un elemento che è venuto alla luce proprio parlando con i ragazzi. Oggi siamo circondati, come dicevo, da un mondo di parole di plastica e di parole preconfezionate. Per esempio mi riferisco qui ai simboli, alle emoticon che i ragazzi usano spesso. Allora, secondo loro i due mondi, e cioè parole
culturali, con un loro retaggio, diciamo parole della letteratura, con una loro storia, possono convivere a fianco dei simboli e delle parole di plastica che ci vengono offerte attraverso i mass media, attraverso la modernità. Sembrano i ragazzi quasi non cogliere il pericolo, però questo lo dico a te, invece questi simboli e queste parole di plastica possono fare da schermo alle altre parole, che appunto, come dici tu, un poeta deve ricercare, deve andare un po' nei suoi retaggi culturali per tirarle fuori e proporle all'attenzione. Insomma, praticamente rischiamo di avere da una parte una modernità eccessivamente costruita, dall'altra un'archeologia che fa fatica a venire fuori. Sono d'accordo e vorrei anche aggiungere che comunque non possiamo andare incontro alla modernità. La poesia stessa deve adeguarsi al linguaggio che parlano i giovani, quindi è vero che le parole di plastica, come dici tu, le emotion, sono una barriera alla poesia stessa, al fare poesia, a scrivere prosa, però è anche vero che è il linguaggio dei giovani, quindi dovremmo sforzarci anche noi ad andare incontro a loro, creare per l'appunto un nuovo linguaggio, come mi dice sempre Antonella Antonelli, è un linguaggio nuovo che corrisponde a una nuova poesia. Ecco, questo è un tema bellissimo. Io vorrei su questo anche le due opinioni di Antonella e di Renato, però prima appunto chiudiamo questa tua presenza qui attraverso la lettura di alcuni versi che tu stesso appunto vorrai scegliere. Io, intanto che tu scegli la tua poesia, volevo dire su questo tema: un nuovo linguaggio alla fine è la sfida del poeta, e cioè il poeta che vuole comunicare qualcosa, che vuole calarsi nella realtà che vive e che vive insieme agli altri, perché la vera questione è questa: non può rimanere troppo chiuso appunto nelle sue parole, deve conoscere, deve capire, deve approfondire, e soprattutto, e qui magari con Antonella può venire fuori un bel confronto, deve capire quali sono i punti di rottura di questa modernità. E cioè, la modernità non è mai a 360 gradi, cioè non è mai compiuta in se stessa, mostra delle crepe che il poeta, forse è qui è la bellezza dell'operazione poetica, deve sapere indagare per farle diventare appunto delle vere e proprie falle, e quindi introdurre attraverso queste falle degli elementi di senso in grado di comunicare appunto ai giovani, alle giovani generazioni. Allora, chiudiamo quindi con Emiliano Scorzoni leggendo, anzi legge lui una sua poesia che in qualche modo riprende un po' quanto abbiamo detto. Scrivo versi per essere liberato. Fresca brezza di salsedine, profumo di mare che inebria l'anima, lento il movimento delle onde, la schiuma che abbandona gli scogli compone una musica. Ode a te, Nausica, con le tue bianche braccia mi accogli. Novella Ulisse, rimango incantato. Scrivo versi per essere liberato. Bene, sì, ci sta l'applauso. Allora, Renato e Antonella, quindi due velocissimi interventi proprio per sottolineare questo tema che abbiamo affrontato, e cioè poesia tra retaggio e modernità. Chi vuole intervenire? Ecco, prima Renato, prego. No, non c'è opposizione tra le cose che diciamo. Io sottolineo un aspetto e Antonella e Emiliano sottolineano un altro. Io dico che la poesia, specialmente questa postmoderna, spesse volte è un puro sfogatoio, cioè ognuno parla del suo problema, non si preoccupa di metterle in relazione con le cose del mondo, con il sentimento altrui, non si preoccupa di fare rete di sentimenti. Per fare questo non basta esprimere un proprio problema, bisogna che questo problema venga espresso in modo tale che diventa un modo nel quale le persone si possono riconoscere e trovare un conforto. E quindi non solo tecnica, perché ci vuole anche sentimento, non solo sentimento, perché ci vuole anche tecnica. Una cosa però che non bisogna sempre evitare è la banalità. La banalità uccide la poesia.
ogni volta che facciamo un verso che dice una cosa banale, che ci siamo detti 100 volte, questo uccide la poesia, secondo me, ecco. Antonella. Allora, la banalità è come il congiuntivo, ogni volta che non lo pronunciamo muore. Ecco, io sì, certo, sono in parte d'accordo con Renato, bisogna, come dire, avere dei mattoncini su cui poggiarsi, però io credo che riguardo alla spontaneità ci sia un passo in più, cioè l'essere spontanei presuppone, secondo me, anche il non essere banali, nel senso che se si dice veramente quello che si sente dentro, si riesce ad esprimere qualcosa che viene condivisa con gli altri, inevitabilmente. Perché è vero che le parole portano al sentimento e viceversa, però il sentire è qualcosa di atavico che abbiamo dentro da chissà quanto tempo. Quindi se trasmettiamo questo sentire, sicuramente arriva qualcosa. Può essere anche una parola detta in un certo modo. È l'altro che poi la va a interpretare e la fa sua. Come dicevo prima, la poesia non è nostra, la poesia è di chi la legge. Mi viene sempre da pensare che chi costruisce poesie per immagini è come se stesse facendo un film. Delle volte vediamo dei film che non capiamo o leggiamo delle poesie che non capiamo, però alla fine inevitabilmente, se la cosa è bella e ci ha colpito, diciamo, non l'ho capito, però come mi ha destabilizzato, come mi è arrivato. Poi sta a noi anche decodificare, quindi ci sono due tipi di lavori diversi, ecco. Sempre in questo articolo di Franco Loi sul Sole 24 Ore si sottolineava, questo per cercare un po' una mediazione tra queste due posizioni che non sono lontane in realtà, sono molto più vicine di quanto si creda. Franco Loi sottolineava che alla fine la poesia è un po' come la leva in fisica, cioè serve a muovere materie, quindi